Buongiorno, ragazzi, siamo a Valencia. Precisamente da un paio di giorni sono arrivato. Non ho fatto video perché appena arrivato in stanza praticamente ho avuto un problema con l'aria condizionata. Poi ieri ce ne abbiamo avuto un'altra con la bicicletta e vabbè, un po' di cosettine che abbiamo quasi risolto, o meglio, la bici è risolta. L'applicazione è un po' macchinosa, ma magari ve la spiego. E invece con l'aria condizionata purtroppo ancora no, ci hanno rifilato un ventilatore, però meglio di niente. Allora, è il secondo giorno, oggi è martedì, siamo partiti l'11 e stamattina vogliamo andare a provare una cosa fantastica che ci hanno consigliato in più video e comunque altre persone. Si chiama Orciata e ci mangiano anche il farton, giusto? Giusto, fartons, scusate, mi hanno ripreso. Quindi adesso prendiamo la bicicletta, prendiamo la prima stazione metropolitana, ci facciamo aiutare e poi ci dirigiamo in centro. Quindi ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, queste sono le biciclette ovviamente a noleggio e quella lì è la macchinina che vi può anche servire. Allora, come si fa? Io con la macchinina, sono sincero, non ci sono riuscito, sono andato tutto quanto tramite applicazione telefono e all'inizio è un po' complicato, però poi diventa facilissimo. Praticamente vi mostro, l'applicazione è questa qua, si chiama Valenbisi. La aprite. Una volta che vi fa questa schermatina così, scusa, spero che si vede, vedete qui sotto la bicicletta c'è il lucchetto, voi no, qui non c'entra niente, schiacciate le biciclette e queste qui sono tutte queste qui che stanno attaccate al parcheggio. Io ne clicco una, quindi faccio, diciamo, passo il dito sopra la bicicletta, si sgancia e la bicicletta mi viene consegnata. Poi una volta fatto questo qui, andate in qualsiasi parcheggio, perché sull'applicazione vi dice poi il parcheggio, e la riattaccate. Ogni 30 minuti dovete ovviamente riposarla, perché l'abbonamento settimanale costa 13,30 euro a persona, però se usate la bicicletta più di 30 minuti per quel viaggetto vi addebiteranno un euro in più la prima ora e dopo la prima diventano 3 euro. Quindi io vi consiglio di mettere la bicicletta sul parcheggio, poi riandate ovviamente con l'applicazione che vi chiude quella bicicletta, che dice che praticamente avete riconsegnato la bici, ne prendete un'altra e per un'altra mezz'ora avete la bici, quindi è veramente facile. Adesso destinazione metropolitana e ci vediamo direttamente in centro. Dentro il locale, anche questo è molto caratteristico perché ovviamente ci sono delle maioniche dove ci sono raffigurate veramente cose in una maniera bellissima, che poi avete visto, no? E adesso vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Due orciata e non orgiata, quindi state attenti, se no facciamo pure una bella figuraccia, e due fartons. E uno con la crema e l'altro con la cioccolata. Allora, questa qui è, diciamo, quella ghiacciata, questa è quella liquida, il fartons è questo, cioccolato e crema. E per questa colazione abbiamo speso 11,60 euro. Adesso andiamo all'assaggio. Parecchio zuccherata, però c'ha un gusto strano, non lo so, c'ha un retrogusto, sembra carta, però non è malvagia, bella ghiacciata, fuori fanno 35 gradi, quindi questa ti rimette al mondo, però boh, non so tanto convinto, è buona, ma una tanto, al cappuccino italiano non ci rinuncio.
mangiamo un fartons alla cioccolata. Mi sembra una pasta sfoglia con un po' di cioccolata dentro. Niente di che. Sì, va bene per provarla, ma colazione da 6. La colazione l'abbiamo fatta, non era un granché esperienza nuova, per carità. Diciamo il fartons con l'orciata è andata, mai più. Sembrava di bere una cosa che sembrava di cartapesta, e il fartons, sì dai, non male, però me lo posso fare benissimo a casa, quindi al cappuccino e cornetto ancora è il top. Detto ciò, mi devo rifare un pochino la bocca, quindi ho notato che con Google Maps c'è qui vicino il mercato centrale, quei mercati spagnoli dove ci trovi di tutto. E quindi, siccome mi devo rifare la bocca, ci vediamo là. Praticamente qui dove giri caschi bene. Ora faccio un giretto e vediamo che cos'è che si può provare. Ma le tentazioni qui sono veramente tante. Prima o poi mi spaccavo. Allora, boccadillo con jamon serrano, oppure vediamo se c'è il pata negra, la terra del prosciutto, che fai? Te lo prendi? E quindi mi sa che mi fermo qui e mi faccio un bel panino, e poi per quanto riguarda la birretta giriamo. Sicuramente tanto loro hanno la San Miguel, la Estrella, perché sono le due birre tipiche spagnole, tipo il Peroni nostro, però sono un po' più buone. Caperoni a me non piace, però vabbè, questa è una cosa mia. E mo mi metto in fila e vediamo che panino mi tirano fuori. Prova assaggio. Ma si sono accesi special, ragazzi. Questo è il miglior pata negra che mi ha detto che hanno loro qua. Due li ho pagati 5 euro l'uno, quindi 10 euro. Però sono 10 euro spesi alla grande. Ma birretta. Ragazzi, allora, il panino era veramente spettacolare. Il pane fresco di stamattina si sentiva. Il prosciutto, ma che ve lo dica fa. Aveva il costo di, mi sembra, 110 euro al chilogrammo. Però non è che sto a guardare quello, perché un bel panino del genere non è che te lo mangi tutti quanti i giorni. 10 ce l'abbiamo in Italia, ma non è questo qua. E adesso continuo a farmi un bel giretto. C'è la paella, però sono ancora un po' indecisi se prenderla qui o prenderla da un'altra parte, perché se non sbaglio voglio tenere una cavolata. Le vorrei senza, ovviamente, le lumache dentro, e siccome non le mangio, non mi piacciono, vorrei evitarle.
E in più non ci voglio i frutti di mare, perché voglio quella proprio tipica valenziana. Che ho scoperto che praticamente i frutti di mare dentro non ci devono essere. Mi è fatta soltanto col coniglio, carciofi, pollo, tutte queste lumache, come ho detto. E alcune cose a me non è che vanno proprio a genio. Però, mo vediamo in giro, faccio un altro giretto e vediamo che cosa troviamo ancora di buono. E anche la birra ce l'abbiamo. Comunque fa caldo della Madonna, non ce la faccio più, c'è. Fa zuppo? Dopo il panino la birra ci sta veramente tutta. Però adesso sono curioso di vedere, o meglio di trovare, una cacchio di paella, perché mi è venuta fantasia, entro stasera la devo trovare. Ragazzi, allora, la paella ancora non l'ho trovata, non è un problema e sicuramente mi butterò da qualche altra parte, qualche ristorantino, magari cerco bene dopo tramite internet. Questa ormai è andata. E per chi volesse venire qui ovviamente al mercato deve ricordarsi che praticamente alle 3, alle 15 chiude, se no fa, diciamo, un buco nell'acqua, un viaggio a vuoto. Detto ciò, adesso mi faccio un giro qui in centro, apre dalle 7.30 alle 15 mi dicono, e mi faccio un giro qui in centro, vediamo se c'è qualche altra cosa e poi faccio un ritorno in camera, perché pure oggi è un bagno di sudore. E qui te volevo, ma avevo detto, cioè, dopo il panino, la birretta, ma che fai, un piccolo dolcetto non te lo prendi? Ma sì, dai. Allora, uno abbiamo preso, questo è con crema e questo invece si chiama Migolito e Speciale, crema e Migolito, assaggiamo pure uno. Allora, questa è una pasta sfoglia con la crema dentro, buono. Pure questo c'è la crema dentro, però credo che qui c'è lo zucchero a velo e qui è glassato. Buoni tutti e due. Approvati, 2,25 euro tutti e due, perfetti.